Ma i ratei vanno in dare o vanno in avere? Proviamo a capirlo bene con questa lezione. Cerchiamo di dare una risposta appunto a questa domanda, se i ratei vanno in dare o vanno in avere. In realtà la risposta è molto semplice, i ratei vanno sia in dare sia in avere, però per cercare di capire questa risposta dobbiamo capire esattamente che cos'è un rateo e quali sono le tipologie di ratei. Allora, cominciamo col dire che i ratei sono di due tipi. Noi abbiamo i ratei attivi e passivi. Ok? Quindi le due tipologie di ratei vanno posizionati dove? Vanno posizionati nello stato patrimoniale. E che cos'è esattamente un rateo? Il rateo non è altro che una parte di un ricavo o di un costo che io pagherò o incasserò l'anno prossimo, ma che si riferisce a quest'anno. Quindi io cosa devo fare? Devo andare a stanziare questa parte di costo e ricavo nell'anno in corso, anche se poi lo pagherò o la incasserò l'anno prossimo. Quindi i ratei attivi e passivi che hanno questa funzione, ti dicevo, vanno posizionati nello stato patrimoniale. Nello specifico, i ratei attivi sono legati a che cosa? A dei ricavi. Quindi i ratei attivi sono quella parte di ricavo che io incasserò, che mi pagheranno insomma l'anno prossimo, ma che si riferisce a quest'anno e quindi la devo stanziare. Diversamente, i ratei passivi sono legati ai costi, quindi sono una parte di un costo che io pagherò l'anno prossimo, ma che si riferisce a quest'anno e quindi la devo stanziare. Ti ho detto che i ratei vanno dove? Nello stato patrimoniale. Stato patrimoniale che è uno dei due prospetti che costituiscono il bilancio, l'altro è il conto economico. Stato patrimoniale che è a sua volta suddiviso in attivo e passivo. E appunto ti dicevo, i ratei attivi e passivi vanno appunto nello stato patrimoniale. Andiamo a vedere. Allora, i ratei attivi andranno appunto nell'attivo dello stato patrimoniale. Quindi qui, ratei attivi. Mentre i ratei passivi andranno nel passivo dello stato patrimoniale. Ora dobbiamo andare a capire se appunto vanno in dare o vanno in avere. Beh, lo stato patrimoniale appunto è suddiviso in attivo e passivo. L'attivo sta a sinistra, cioè in dare, e il passivo sta a destra, cioè in avere. Quindi i ratei attivi andranno in dare dell'attivo dello stato patrimoniale, invece i ratei passivi andranno in avere, appunto, del passivo dello stato patrimoniale. Quindi in realtà, per dare appunto una risposta alla domanda, come ti dicevo all'inizio di questa lezione, i ratei vanno in dare o vanno in avere? La risposta è vanno sia in dare sia in avere.
Dipende se stiamo parlando di ratei attivi o di ratei passivi. Quindi i ratei attivi, che sono appunto una parte di un ricavo che io andrò a incassare l'anno prossimo, ma che si riferisce a quest'anno e quindi dovrò stanziarla già quest'anno, vanno i ratei nello stato patrimoniale, nell'attivo, i ratei attivi, quindi vanno in dare, perché l'attivo dello stato patrimoniale è un dare. Diversamente, i ratei passivi, che sono legati a dei costi, quindi sono una parte di un costo che io andrò a pagare l'anno prossimo, ma che si riferisce a quest'anno e quindi devo stanziare quest'anno, cosa sono? Sono appunto questi, i ratei passivi, e dove vanno? Vanno nello stato patrimoniale, i ratei passivi vanno nel passivo dello stato patrimoniale, che è un avere, quindi i ratei passivi vanno in avere. Quindi, se con questo schema ti è utile, se questo schema ti è utile per capire i ratei dove vanno, se in dare o in avere, lascia pure un bel like che mi fa piacere e soprattutto iscriviti a questo canale, attiva anche la relativa campanella per non perderti nessuna lezione di contabilità che viene pubblicata appunto su questo canale. Se invece vuoi ricevere in modo completamente gratuito le prime 4 lezioni del mio corso di contabilità online, in cui vado a spiegare tantissimi argomenti, oltre ai ratei, tantissimi argomenti di contabilità, partendo appunto dalle basi della contabilità, in 70 lezioni spiego veramente moltissimi aspetti della contabilità. Allora, nella descrizione di questo video troverai un link. Se lasci appunto la tua email, riceverai immediatamente la prima delle 4 lezioni completamente gratuite. Io ti aspetto alla prossima lezione di contabilità di questo canale. Ciao, alla prossima!